Coach Buzzanca, la prima storica partita di Patti in Serie A2 contro una squadra che di storia in A2 ne ha fatta, perché tanti anni che è in A2 e tanti anni che è in A1, come la cestistica Spezzini alla Spezia, termina 70-77. Questo vuol dire che Patti è riuscita a realizzare 70 punti, ne ha subiti 77, due quarti passati in vantaggio anche con più di 10 punti. Poi una partita che ha cambiato completamente volto dopo il primo tempo. Ma direi che il primo e il secondo quarto, direi che li abbiamo fatti a buonissimo livello, abbiamo espresso un buon gioco e quindi di questo sono molto contenta. Il problema è che abbiamo avuto dei momenti di blackout, soprattutto il terzo quarto, quando ci siamo un po' scollegate e non abbiamo più giocato insieme. Dico, questo avviene sicuramente anche da una mancanza di lucidità, ci dobbiamo ricordare che noi veniamo da 6 mesi di stop per causa Covid, abbiamo fatto una sola amichevole, non voglio trovare nessuna giustificazione, però fare 70 punti contro la Spezia credo che sia stato una buona partenza. E che dire, peccato perché la partita la potevamo portare a casa e se avessimo retto ancora di più e non avessimo avuto dei momenti. Questi momenti di blackout, però il campionato è lungo e quindi noi siamo molto fiduciosi. Martedì saremo pronti a guardare tutto quello che abbiamo sbagliato e quindi va bene così. Come passerete il weekend? Che tipo di lavoro organizzerà in vista di Nico Basket? Ma il weekend lo dovrò passare sicuramente a lavorare perché sabato dobbiamo andare ad affrontare un'altra squadra che è Firenze. E che comunque anche Firenze è una neopromossa e quindi questo fine settimana, come tutti gli altri fine settimana, sicuramente io e il mio assistente ci metteremo al lavoro.